Allora ci troviamo sul corso principale di Vibo Valentia. Da alcuni giorni giovinastri non ancora identificati continuano a minacciare le persone, addirittura chiedendo anche dei soldi. Vittima di queste baby gang il dottore Brunello Calvetta, il quale ieri si è visto costretto a denunciare la grave minaccia subita. Allora, dottore Calvetta, precisamente che cosa è successo? Salve, buonasera. Io non mi sono sentito costretto a denunciare, anzi, ho colto l'occasione per evidenziare una problematica sulla quale io naturalmente non ho avuto nessun tipo di ripercussione, diciamo così, Fisica. né morale né psicologica. No, fisica devo dire che sono stato strattonato Ma strattonato, che in cosa le maniera hanno chiesto? piuttosto, come posso dire, piuttosto evidente e fisicamente importante. Nel senso che se non fossi stato io, fosse stata magari una persona con minori capacità fisiche, avrebbe potuto pure soccombere. E niente, io stavo attraversando un tratto, stavo facendo un tratto di strada che mi porta a casa mia, cioè da casa mia stavo andando verso il centro di Vibo Valentia e sono stato fermato da, penso, un È stato ragazzino potesse malmenato per avere, caso? no, malmenato no, no, diciamo che Strattonato. strattonato in maniera Ecco, e molto. questi giovinastri che cosa le hanno chiesto? Mi hanno chiesto, allora era un ragazzo in particolare con un marsupio a tracolla e lui mi ha chiaramente detto ogni volta che passi da qui devi pagare la mazzetta. Questa è stata la terminologia e l'espressione che è stata E di usata. fronte a questa situazione di grave pericolo per i Di fronte a cittadini, questa ecco, come situazione deve io reagire la naturalmente comunità, l'amministrazione comunale, le forze deve dell'ordine? denunciare e soprattutto deve far porre l'attenzione delle forze dell'ordine, in particolare anche delle forze politiche, affinché si creino dei percorsi formativi, come posso dire, delle situazioni che allontanino i giovani da questo tipo di tentazioni. Quindi c'è un problema di C'è sicurezza un in problema città? di sicurezza piuttosto evidente, A sul giorni quale io avremo. penso che i programmi elettorali dei nostri candidati debbano concentrarsi, ma debbano concentrarsi perché è dalla gioventù che viene fuori poi la società. Se Quindi l'invito, dottore. trascuriamo quel settore, non arriveremo da nessuna Allora, parte. dottore Calvetta, cosa chiedere quindi al prefetto e al questore di Vibo Valentia? Maggiore attenzione su questi episodi che, da quanto ho sentito io, si verificano pure nelle scuole, si verificano pure tra gli alunni, tra persone che vengono, diciamo così, contattate dagli stessi compagni. Non so che cosa gli vanno a chiedere, ma sicuramente cose bene, diciamo, beni futili, tipo non so, il telefonino piuttosto che le 10 euro, le 5 euro, e creano in questo modo come posso dire, la formazione di una paura, di una cultura del terrore, che naturalmente un posto come Vibo Valentia, che ha sofferto tanto sotto questo profilo, non si può permettere di ripercorrere Quindi possiamo dire con grande tranquillità che bisogna elevare il livello di sicurezza su tutto il territorio comunale. Penso di sì, perché per quanto ho avuto modo di capire non si tratta di un fatto episodico, non si tratta del fatto mio, perché a fianco a me, mentre io facevo la denuncia, proprio nel momento in cui io verbalizzavo e ho firmato la denuncia, si è avvicinato un altro signore il quale ha riferito più o meno la stessa cosa che aveva subito anche lui. Per cui grande attenzione, se posso dare un suggerimento. A livello comunitario ci sono grandissime, fortissime risorse che possono essere utilizzate per far sì che le politiche giovanili abbiano, diciamo così, ricevano l'interesse che giusto che ricevano, soprattutto appunto dalle forze politiche, da quelle deputate alla sicurezza. Io, guardi, ci ho chiamato il 112, nel giro di 3-4 minuti erano lì sia polizia che carabinieri, per cui devo dire solo, come posso dire, che ho ricevuto molta attenzione, non avendo io, come posso dirvi, subito una particolare intimidazione morale, ma sono sicuro che un'altra persona al posto mio Ci sarebbe si spaventata. sarebbe molto spaventata. Grazie, dottore Calvetta. Prego.